Ieri commozione a Salemi per l'ultimo saluto a Marisa Leo. Trovata morta Paola Cacciatore, la ragazza di 23 anni scomparsa ad Alcamo. Guasto alla condotta idrica, manca acqua nel centro storico di Mazara. Il tiratore mazzarese Emilio Augusta, 38esimo al campionato europeo di tiro a segno a lunga distanza a Bisley in Inghilterra. Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Tele 8. L'avete sentito nei titoli. Ieri a Salemi l'ultimo saluto a Marisa Leo. Il servizio. Salemi ieri pomeriggio ha salutato Marisa Leo, vittima di femminicidio nella chiesa madre affollata, con un maxi schermo all'esterno per seguire i funerali grazie alle cantine Colomba Bianca, dove la giovane donna era apprezzata per il suo lavoro. Salemi dice addio con il lutto cittadino, con le parole nobili e affettuose del suo pastore, il vescovo di Mazara del Vallo, Angelo Giurdanella. La morte di Marisa ci ha fortemente scosso ed è calata la notte nel nostro cuore. Mi trovo qui come voi per condividere lo strazio di una situazione che ci supera da tutte le parti e ci fa piangere lacrime amare, resa ancora più cruda e più triste se guardiamo negli occhi della piccola privata dai legami fondamentali della vita. Vorrei condividere con voi una parola alta che il Vangelo riassume e la vita di Marisa esprime: l'amore di Dio ricevuto e donato. Chi ama è passato dalla morte alla vita. Se oggi siamo tutti qui e in tanti è perché crediamo che il tempo dell'amore sia più lungo del tempo della vita. Marisa, con la sua carica di bene, di intelligenza, di amore, ci insegna ad avere più paura di una vita sprecata e sbagliata che di una vita bella e buona, anche se accorciata tristemente da una morte ingiusta. Davanti all'altare, la bara con la foto di Marisa Leo, in prima fila i familiari, i vertici delle cantine Colomba Bianca, l'assessore regionale alla famiglia Annuccia Albano e una rappresentanza delle donne del vino. A ottobre realizzeremo a Mazara del Vallo il progetto sul vino al quale stava lavorando Marisa. Lo faremo per lei, ha detto Roberta Urso, presidente delle Donne del Vino in Sicilia, intervenendo durante le esequie. In questo momento così doloroso ringrazio tutti coloro che ci sono stati vicini, istituzioni, amici, colleghi di lavoro di Marisa e tante altre persone che, seppure non l'hanno conosciuta, hanno manifestato vicinanza. Tutto ciò è quello che ci sta dando la forza di andare avanti. Questo è il commiato di Mauro, il fratello di Marisa. È la stessa forza che aveva Marisa a dare una vita serena a sua figlia. Rispettare significa stare attento a chi si ha accanto. Quando parliamo di vittime di femminicidio, significa uccidere due volte quella donna, come Marisa. La luce di mia sorella è nel sorriso della sua piccola che ora sta con noi. Non possiamo lasciare sole le donne, dobbiamo aiutarle e sostenerle nelle loro battaglie. Le donne non sono merce di scambio. Ha aggredito l'ex moglie sul posto di lavoro, ma è stato picchiato e messo in fuga dai presenti. È accaduto in una struttura sportiva con campi di calcetto a Palermo. L'uomo ha varcato i cancelli e ha iniziato a colpire la donna con calci e pugni. In soccorso della vittima è arrivato chi era nella struttura, che ha messo in salvo la donna e picchiato l'uomo fino a farlo scappare. Sul posto è intervenuto personale del 118, ma la vittima non ha voluto curarsi in ospedale. La polizia ha attivato il codice rosso. Già 2 anni fa la madre della donna aveva chiamato il 112 denunciando in diretta che l'ex genero si era presentato armato di catena davanti alla casa della figlia. Comunità gibellinese in lutto per l'improvvisa morte di Pietro Funari, 43 anni e primo graduato. Funari è scomparso nella giornata di lunedì scorso. A far scattare l'allarme le mancate risposte al cellulare. Il militare prestava servizio alla caserma Ugo Mara di Solbiate Olona. I colleghi, insospettiti dal silenzio, si sono recati presso la sua casa. Lì la tragica scoperta: il corpo senza vita di Funari. A stroncarlo
presumibilmente un malore. Ad arrivare sul posto immediatamente dopo il fatto la madre, il fratello e la sorella. La salma di Pietro Funari arriverà a Gibellina nelle prossime ore, dove domani venerdì alle 16 presso la parrocchia San Giuseppe si svolgeranno i funerali. Trovata morta Paola Cacciatore, la ragazza scomparsa ad Alcamo. Il suo corpo senza vita era all'interno di un'abitazione del centro storico che la giovane aveva affittato lo stesso giorno. In servizio. Finisce in tragedia il caso della ragazza di Alcamo, Paola Cacciatore, la cui scomparsa era stata denunciata dai genitori nel pomeriggio di martedì scorso. Il suo corpo è stato trovato senza vita ieri all'interno di un'abitazione del centro storico alcamese che aveva affittato la stessa giovane quel giorno. Si ipotizza che si sia tolta la vita. Nel corpo il medico legale incaricato dalla procura non ha rilevato segni di violenza. Ad essere state invece evidenziate possibili tracce di avvelenamento. Secondo la polizia, la giovane si sarebbe potuta togliere la vita ingerendo qualche sostanza letale. Ma su questo ancora sono in corso degli accertamenti. La 23enne si sarebbe allontanata dalla casa con cui viveva con i genitori e in quello stesso giorno aveva affittato un immobile in via Mazzini. A trovarla senza vita è stato il padrone dell'abitazione. Immediatamente ha lanciato l'allarme alle forze dell'ordine denunciando di avere trovato la giovane priva di vita. La ragazza era uscita martedì per andare a trovare un'amica ma non era rientrata a casa. Da qui la decisione dei genitori di denunciarne la scomparsa al commissariato di polizia. La ragazza aveva detto a madre e padre prima di andare via che si sarebbe recata da una sua amica a Camporeale ma non è più rientrata. I genitori hanno quindi contattato l'amica per avere spiegazioni, ma aveva risposto che quel pomeriggio non l'aveva mai vista e non si era quindi recata da lei. È morta la scrittrice e regista teatrale Marilena Monti. Da anni combatteva con un male incurabile. Originaria di Castelvetrano, per decenni ha abitato a Palermo. Per alcuni anni è stata anche direttore artistico del teatro Selinus a Castelvetrano. Fermo di indiziato di delitto per un tunisino presunto autore dell'accoltellamento a Strasatti di Marsala. Il servizio. I carabinieri del nucleo operativo di Marsala, diretti dalla locale procura della Repubblica, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un cittadino tunisino di 33 anni, richiedente protezione internazionale, per tentato omicidio nei confronti di un connazionale. Venerdì sera, nei pressi di Piazza Fiera del quartiere Strasatti, una violenta lite tra extracomunitari è stata segnalata da alcuni residenti. Giunti sul posto, i carabinieri hanno rinvenuto un coltello intriso di sangue e alcuni abiti anch'essi sporchi di sangue. I primi accertamenti hanno consentito ai militari di individuare la vittima, un giovane tunisino poi ricoverato in prognosi riservata per varie ferite d'arma da taglio e il presunto aggressore un connazionale senza fissa dimora. Le ricerche, protratte per tutta la notte, hanno permesso di rintracciare il tunisino in fuga e sottoporlo a fermo. Sono in corso ulteriori indagini coordinate dalla Procura di Marsala per capire il movente dell'accaduto e ricostruire nei dettagli le fasi della violenta aggressione. Brutto incidente questa mattina nel lungomare di Marsala, nei pressi del Lido Signorino. Scontro tra un'auto e una moto di grossa cilindrata. Il veicolo usciva da una stradina ed è stato investito dalla moto in transito sulla provinciale, in due in codice rosso. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia, i vigili urbani e i sanitari del 118. Avviato davanti al Tribunale di Marsala il processo a Matteo Messina Denaro su due indagini della DDA di Palermo. Anno zero sulle famiglie del Trapanese e IDI su quelle dell'Agrigentino. Sentiamo.
Le condizioni generali del boss Matteo Messina Denaro, ricoverato da oltre un mese nella cella del reparto per detenuti dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, sono molto gravi, tanto che viene sottoposto alla terapia del dolore e alla nutrizione per endovena per il suo sostegno. Sono state sospese le cure oncologiche come la chemioterapia che il 61enne malato di cancro al colon allo stadio avanzato ora non reggerebbe. Intanto ieri è stato avviato davanti al Tribunale di Marsala il processo a Matteo Messina Denaro assente, che è stato incardinato su due indagini della DDA di Palermo nelle quali il boss di Cosa Nostra era rimasto coinvolto, ma la cui posizione era stata stralciata in fase di udienza preliminare quando era ancora latitante. Matteo Messina Denaro naturalmente era assente, il difensore d'ufficio, l'avvocato Luca Bonanno del Foro di Palermo, ha quindi chiesto un rinvio. L'udienza è stata quindi aggiornata al 18 ottobre. All'ex latitante si contesta di avere impartito direttive attraverso rapporti epistolari, costituendo il punto di riferimento mafioso decisionale in relazione alle attività e agli affari illegittimi più importanti gestiti da Cosa Nostra in provincia di Trapani e in altre zone della Sicilia. A sostenere l'accusa è il PM della DDA Gianluca De Leo. Numerose le parti civili ammesse dal giudice dell'udienza preliminare di Palermo a momento del rinvio a giudizio. Rapina sventata dal titolare di una gioielleria a Sambuca di Sicilia. Quattro persone, di cui uno armato di coltello, hanno fatto irruzione nell'attività commerciale. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe entrato prima uno a volto scoperto, spacciandosi probabilmente per un normale cliente per farsi aprire le porte, e poi sarebbero entrati in scena gli altri tre con il volto coperto. Il gioielliere, malgrado la grande paura iniziale, è riuscito ad avere la lucidità di non cedere al ricatto, ma ha messo in fuga i quattro rapinatori dopo una breve colluttazione. I quattro non sono riusciti a portar via nulla. Appena andati via, il gioielliere ha lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sambuca di Sicilia, che hanno ascoltato la testimonianza del gioielliere e avviato le indagini per risalire all'identità dei quattro. Verranno esaminati anche i video delle telecamere di videosorveglianza della gioielleria. Un'imbarcazione utilizzata per il traffico di clandestini è stata affidata dallo Stato alla Polizia Locale di Favignana. Sarà impiegata per l'attività di controllo delle coste e di tutela dell'ambiente nelle Egadi. Ascoltiamo le interviste a Giuseppe Libero Carbone, comandante della Polizia Locale di Favignana, e Francesco Forgione, sindaco di Favignana. La storia di questa imbarcazione è alquanto singolare, perché proviene da un'attività illecita, nonché di un traffico di persone per immigrazione clandestina, ed è stata sequestrata dalla Capitaneria di Sciacca circa 5 anni fa. Il nostro comando ha fatto subito richiesta, attesa la mancanza di un natante che facesse parte dell'organico della Polizia Municipale, e dove la nostra richiesta è stata subito avallata dall'autorità giudiziaria di Sciacca, accettandola e dapprima affidandola temporaneamente, e adesso siamo nella fase dell'affidamento definitivo di questa barca. La barca è stata ceduta naturalmente senza alcun costo. Gli unici costi che abbiamo sostenuto come amministrazione sono quelli per adibirla e renderla più idonea possibile all'impiego di polizia, nonché dispositivi luminosi e sonori, e le livree d'istituto indicando il corpo di appartenenza. Sarà adibita al controllo delle coste, in ausilio anche alle altre forze di polizia presenti nel territorio, e volte alla salvaguardia della costa e della nostra area marina protetta. È un continuo dell'attività, perché già quest'estate il servizio è partito a giugno, non naturalmente con questa barca che arriva adesso, ma con dei gommoni
in uso all'area marina protetta e quindi il nucleo ha usato quei veicoli per il controllo delle coste. E sono state elevate diverse sanzioni, oltre le 200 ad oggi. E naturalmente adesso con questa ulteriore imbarcazione i controlli proseguiranno fino all'attuale scadenza del contratto del nucleo marittimo, che ad oggi risulta un nucleo temporaneo e precario, ma stiamo lavorando nell'ottica di renderlo definitivo e permanente. Una scelta importante è anche un'opportunità, un mezzo che serve per garantire la legalità, affermare i controlli al mare. Tutti noi sappiamo quanto ce n'è bisogno, garantire e tutelare l'ambiente, un mezzo al servizio del nostro nucleo di polizia municipale a mare, che già quest'estate si è visto la grande mole di attività che ha svolto lungo le cale di Favignana e Levanzo. Vogliamo ancora una volta rassicurare le famiglie. Le tariffe della mensa restano identiche a quelle dello scorso anno scolastico. Eventuali modifiche saranno valutate solo dopo la nuova gara d'appalto per l'aggiudicazione del servizio. In più, ove si presentasse l'esigenza di piccoli aumenti anche per le fasce a bassissimo reddito, gli stessi aumenti saranno interamente assorbiti tramite rimborsi ed economie di bilancio, cui si aggiunge il contributo ministeriale di oltre 100.000 euro per le scuole dell'infanzia. E quanto affermano il sindaco Massimo Grillo e la sua vice Valentina Piraino riguardo al servizio di refezione scolastica a Marsala. Ora, con la nuova deliberazione dell'istruzione Marsala Scuola, si congelano le vecchie tariffe della mensa, che al momento resteranno le stesse dello scorso anno scolastico. In pratica, fino alla nuova aggiudicazione del servizio, mensa la cui gara non è stata ancora indetta. Ieri prima campanella in Sicilia per studenti, docenti e personale ausiliare, e arrivano gli auguri dell'assessore Mimmo Turano rivolti agli studenti. Ieri, in occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico in Sicilia, l'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano ha inviato un messaggio di auguri ai docenti, al personale ausiliario, agli studenti e ai genitori. «Desidero farvi giungere», scrive in una nota l'esponente del governo Schifani, «il mio cordiale saluto e il mio affettuoso augurio per questo nuovo tempo di impegno e crescita». L'anno scolastico e l'estate che ci siamo lasciati alle spalle, prosegue Turano, sono stati segnati da fatti di cronaca che hanno pesantemente segnato la scuola siciliana. Il caso della maestra di Castelvetrano che ha coperto la latitanza del boss Matteo Messina Denaro, o ancora la dirigente scolastica palermitana accusata di peculato e corruzione. E poi lo stupro di Palermo che ha coinvolto diversi giovani. Fatti che, insieme alla piaga della violenza sulle donne e del femminicidio, hanno portato qualcuno a parlare di fallimento educativo. I problemi, aggiunge l'assessore, non vanno certamente ignorati, ma penso che sia deleterio cedere alla logica del fallimento. La scuola siciliana non può e non deve dichiararsi fallita. Serve al contrario una consapevolezza maggiore e diffusa del ruolo insostituibile della comunità scolastica nella crescita civile della nostra regione e del paese. In quest'ottica mi sembra importante che ciascuno di noi approfondisca il metodo educativo e lo stile di Don Pino Puglisi, il sacerdote palermitano ucciso dalla mafia, di cui proprio in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico ricordiamo il trentennale dell'efferato omicidio. Padre Puglisi è una figura che ispira credenti e non credenti. Il suo motto, se ognuno di noi fa qualcosa allora possiamo fare molto, è la chiave di un modo nuovo di vivere non solo la scuola ma anche la società. E questo fare qualcosa sull'esempio di Padre Puglisi, conclude Turano, è studio a 360 gradi delle cose e soprattutto dei problemi, è volontà di trasformare invece di contrapporsi, di proporre invece di un mero combattere, è un credere nella giustizia più che nella condanna.
Leroy Merlin apre un nuovo esercizio commerciale a Trapani e l'azienda cerca personale. Si tratta di diversi profili professionali da inserire in organico. L'azienda è alla ricerca di persone motivate, appassionate, proattive e orientate al risultato da impiegare con il ruolo di consulenti di vendita. Il candidato dovrà avere tra i requisiti una forte propensione alle relazioni interpersonali e una passione per il mondo dell'arredamento e della progettazione della casa. Dovrà essere il referente principale del cliente per quanto riguarda il titolo di studio e richiesto il diploma, preferibilmente con indirizzo geometra o la laurea. Un valore aggiunto sarà l'esperienza pregressa come venditore nell'ambito dell'arredo interni e progettazione, anche se non rappresenta un requisito fondamentale nella selezione. Chi verrà selezionato dovrà rendersi disponibile a lavorare part-time su turni, compresi weekend e festivi. I profili interessati alla selezione possono inviare la propria candidatura compilando il modulo online disponibile sul sito di Leroy Merlin nella pagina dedicata al lavoro. Autorizzata la tratta ovest del Tyrrhenian Link che collegherà Sicilia e Sardegna. Per l'opera che unirà la Sicilia alla Sardegna e alla Campania tramite un cavo sottomarino in corrente continua, Terna ha previsto un investimento complessivo di 3,7 miliardi di euro. Ascoltiamo Giuseppina Di Foggia, amministratore delegato di Terna. Il nuovo elettrodotto Tyrrhenian Link collegherà la Sicilia con la Sardegna e la penisola italiana attraverso un doppio cavo sottomarino lungo circa 970 km con una potenza di 1000 MW. L'autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del ramo ovest del cavo è un passaggio fondamentale che ci permette di avviare la realizzazione di una infrastruttura davvero strategica per il nostro Paese, come dimostra anche la rapidità con cui è stata autorizzata dal Ministero, frutto di una continua e proficua collaborazione tra Terna e le istituzioni. L'opera, per cui Terna investirà complessivamente 3,7 miliardi di euro, favorirà lo sviluppo delle fonti rinnovabili, contribuendo a decarbonizzare il sistema elettrico, a migliorare l'affidabilità della rete e a promuovere la sicurezza energetica in Italia. Il consigliere comunale di Mazara, Giorgio Randazzo, presenta un'interrogazione al sindaco Salvatore Quinci su personale ex legge regionale 881 liquidazione TFR. Nello specifico, viste le istanze presentate da alcuni ex dipendenti comunali assunti con legge regionale numero 881, attraverso le quali si richiede l'indennità di fine rapporto preruolo dal 1 marzo 1982 al 31 maggio 1983, rilevato che l'amministrazione comunale ha provveduto a liquidare l'indennità al personale con esclusione di due soggetti e considerato che gli ex dipendenti non liquidati potrebbero ricorrere all'amministrazione giudiziaria con la conseguenza che in caso di condanna per l'ente vi sarebbe un danno alle casse comunali, chiede al sindaco se ha conoscenza di quanto oggetto dell'interrogazione e se è sua intenzione attivare i relativi accertamenti attraverso l'ufficio legale dell'ente al fine di una risoluzione pacifica della controversia. L'ufficio idrico comunale di Mazara rende noto che a causa di un guasto ad una condotta principale si registrano problemi nell'erogazione idrica del centro storico. I tecnici già al lavoro dovrebbero ultimare l'intervento di riparazione del guasto già nel primo pomeriggio e subito dopo sarà ripristinata l'erogazione idrica nella zona interessata dal disagio. I cittadini che riscontrano carenze di acqua possono richiedere il servizio sostitutivo di autobotti telefonando ai numeri 0923 67 1521 oppure 333 61 92044 e 333 61 92 060. La Presidente del Consiglio regionale UICI e IRIFOR, Maria Francesca
Oliveri traccia il bilancio dei quattro campus tra la Sicilia e il Trentino, con attività abilitative e riabilitative anche per i pluriminorati e fino ai 60 anni. Due dei campi nell'Ibleo, il Baracca Village di Scoglitti nel Vittoriese e il Chicchi Village di Modica, uno a Pinzolo nel Trentino e l'ultimo nel Baio Basile di Petrosino nel Trapanese. L'importanza sociale di queste esperienze tra relax e inclusività. Ascoltiamo. A conclusione di questi quattro campi educativi e riabilitativi organizzati dall'IRIFOR regionale in collaborazione con l'IRIFOR centrale in questa estate 2023, esprimiamo tutta la nostra soddisfazione per gli obiettivi raggiunti. In questo clima armonico di gioco, svago, allegria, ci siamo scambiati grandi emozioni, grande gioia, tante lacrime, tanti sorrisi, tante testimonianze, dove ognuno di noi ha dato un po' di sé all'altro, arricchendolo. Nelle molteplici attività proposte, il filo conduttore è stato sempre attenzionare la persona umana nella sua unicità, cercando di potenziare proprio l'autonomia, l'autostima, la socializzazione. Abbiamo anche attenzionato i genitori, le famiglie, gli operatori selezionati attentamente insieme agli assistenti hanno dimostrato grande serietà e grande professionalità. Questo sarà il punto di forza per affrontare le sfide future. Il GAL Pesca Trapanese sta promuovendo una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nel settore della pesca. Dall'11 al 15 settembre sono programmati degli eventi di animazione territoriale nei 10 comuni del territorio. La data per il comune di Mazara del Vallo è fissata per domani, venerdì 15 settembre, alle ore 10, presso il Collegio dei Gesuiti, Sala La Bruna. L'incontro sarà strutturato in due fasi, la prima dedicata al dialogo con l'amministrazione comunale di Mazara del Vallo, mentre la seconda sarà aperta a conversazioni e dibattiti con gli operatori privati del settore. Gli eventi di animazione territoriale sono rivolti a tutti gli operatori del territorio, compresi marinerie, pescherie, pescatori, volontari, associazioni, ristoratori, operatori turistici, organizzazioni no profit e professionisti del settore. Il coinvolgimento già attivato dei COGEPA e delle OP che operano sul nostro territorio garantisce che oltre il 90% delle imbarcazioni della piccola pesca costiera iscritte nei dipartimenti di San Vito Lo Capo, Trapani, Marsala e Mazara del Vallo risultino coinvolte nelle attività di concentrazione. E tornano i weekend con le vie dei tesori a Mazara del Vallo, ieri la conferenza stampa. Tornano i weekend con le vie dei tesori a Mazara del Vallo, la città è al suo quarto anno nel festival e ha ideato un percorso attraverso progetti e atelier di artisti che hanno scelto di vivere in questo lembo di Sicilia. Il programma è stato presentato ieri al Palazzo dei Carmelitani, Galleria Sicilia, dal sindaco Salvatore Quinci, dal vicepresidente della Fondazione Le Vie dei Tesori, Marcello Barbaro, e dal direttore della filiale locale di Unicredit, la dottoressa Caterina Fratello. Presenti diversi rappresentanti dei siti inseriti nel programma. La cultura non ha barriere e le vie dei tesori è un invito aperto a tutti noi, ha sottolineato il sindaco di Mazara Salvatore Quinci. Dopo Trapani e Marsala, Mazara del Vallo è stata l'ultima ad aderire al festival, ma lo ha fatto sin da subito con grande trasporto. Curata sul territorio dalla locale Proloco, presieduta dall'architetto Liliana Ingenito. L'anno scorso Mazara del Vallo, che aveva puntato sulle chiese e sui mosaici di San Nicolò Regale riaperti al pubblico, ha fatto registrare 3.344 visitatori, superando così Marsala con un giro d'affari considerando l'intero indotto turistico di circa 90.000 euro.
numeri entusiasmanti che hanno trainato anche il programma di quest'anno. La nuova edizione delle Vie dei Tesori si aprirà sabato 16 settembre e proseguirà sempre sabato e domenica fino all'1 ottobre. Ad accompagnare come volontari i visitatori nelle singole visite saranno una sessantina di studenti dell'Istituto Tecnico Ferrara di Mazara del Vallo che ha risposto all'avviso pubblico. Complessivamente presenti nel programma 12 siti storici e artistici, 5 esperienze guidate, 2 passeggiate e un evento teatrale. Si ritornerà anche al Palazzo Vescovile e al Museo Diocesano che il primo anno hanno fatto registrare lunghe code di visitatori. In particolare la Casa del Vescovo che ha un ponte coperto che lo collega alla cattedrale. Curiosità, foto, le schede di ogni sito, esperienze, i coupon e i ticket da acquistare, tutto sul sito www.levieteitesori.com. Ultimo appuntamento con la stagione estiva del Luglio Musicale Trapanese con le brillanti note dello Swing che ci propone la quarta edizione del premio Tonino di Pasquale che si terrà venerdì 15 settembre alle ore 21 al Teatro Giuseppe Di Stefano alla Villa Margherita a Trapani. Il concerto jazz organizzato dall'associazione Kira Art vedrà la partecipazione di Riccardo Biseo al pianoforte, Giampaolo Ascolese alla batteria, Nino Herrera alle percussioni. Ascoltiamo l'intervista a Mariella Buonfiglio, presidente della Kira Art. Siamo già giunti alla quarta edizione del Premio Tonino di Pasquale, concerto swing che noi definiamo dal cuore d'oro. Saranno presenti tantissimi artisti di fama internazionale e ci saranno naturalmente i nostri direttori artistici come ogni anno, che sono il maestro Riccardo Biseo, che è al pianoforte, il maestro Giampaolo Ascolese, maestro di batteria e percussioni, e il maestro Nino Herrera, che è un percussionista. Naturalmente poi ci saranno tantissimi altri musicisti, amici del premio, come Giuseppe Pipitone, che sarà al contrabbasso, Giuseppe Nuccio, che invece sarà alla batteria, e poi ancora tanti altri amici che aderiscono a questa iniziativa. Quest'anno la star di eccezione sarà Elisabetta Ventura, che è una ballerina ed attrice che ci stupirà. Non vi dico che cosa farà, perché comunque è una sorpresa. E poi ci saranno anche i vincitori dell'anno scorso che verranno per un cameo, come Anna Maria Soggiu e Alfio Russo, che è un giovane promettente che suona il sax. E poi ci saranno i concorrenti che si sono iscritti, quest'anno ne abbiamo 4 della categoria giovani e categoria giovanissimi, che parteciperanno per poter concorrere a delle borse di studio che sono messe in palio dal St. Louis College of Music di Roma, che è il nostro partner del premio. Naturalmente abbiamo parlato di un concerto swing molto divertente con il cuore d'oro, perché effettivamente tutto il ricavato della manifestazione sarà devoluto alla ricerca sui tumori rari al fegato, e sarà presente il professor Gianluigi Giannelli che ci spiegherà come vengono impiegati questi fondi e dove è arrivata la ricerca. E nella serata premieremo pure una ricercatrice che è già stata selezionata, quindi ha vinto anche lei un concorso scientifico, e di conseguenza ci presenterà per grandi linee, comunque senza annoiare troppo il pubblico, ci spiegherà in poche parole quella che è stata la sua scoperta rispetto a questi tumori rari del fegato. Non possiamo dimenticare naturalmente i nostri presentatori, naturalmente ci sarà sempre Rosaria Buonfiglio, che ormai è la nostra presentatrice del premio dal primo anno, e quest'anno a lei si affianca Andy Luotto, che lo conosciamo tutti, è un attore e anche un grande chef, e che ci divertirà, insomma, ci terrà compagnia per tutta la serata. Quindi non c'è motivo per non essere presenti, come ha detto Andy, anche nel nostro spot, a questa manifestazione meravigliosa. Tra l'altro con una piccola donazione che si può fare in 3 modalità diverse, andando presso il botteghino che rilasciamo una ricevuta naturalmente da donazione che poi permette di entrare in teatro, e la stessa cosa avviene naturalmente per le modalità elettroniche, carta di credito, bancomat o bonifico bancario. Tutte le informazioni stanno scritte sul sito
del premio, che è www.premiotoninodipasquale.it, e con produzioni dal basso dedicate al premio Tonino Di Pasquale invece si potrà fare tranquillamente la donazione con carta di credito. È semplicissimo, vi aspettiamo naturalmente numerosi e, come dico io sempre, generosi, molto generosi, quindi al 15 settembre. Ciao! Continua nelle acquisizioni di mercato il Football Club Marsala, nel rispetto della volontà societaria di completare l'organico per affrontare da protagonisti il campionato di promozione Sicilia Girone A. La società lilibetana così comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del centrocampista Francesco Taormina. Il giocatore palermitano, classe 2003, a dispetto della giovane età, ha un curriculum di tutto rispetto che lo vede iniziare i primi passi con la società Calcio Sicilia per poi passare alla Primavera del Palermo. Negli anni successivi Taormina vestirà le maglie dell'Acragas, della San Cataldese ed inizierà questa stagione con quella della SD Super Giovane Castelbuono. Si è appena concluso a Bisley in Inghilterra il campionato europeo di tiro a lunga distanza a 800, 900 e 1000 yard, al quale ha partecipato il tiratore Emilio Augusta della squadra sportiva del tiro a segno nazionale di Mazara del Vallo, già campione nazionale della stessa specialità di tiro nel 2022. Al campionato hanno partecipato tutti i migliori tiratori del mondo. Augusta, come prima esperienza, si è classificato al 38esimo posto su oltre 100 partecipanti per ogni categoria, entrando così a far parte della squadra nazionale italiana per gareggiare nei prossimi mondiali del 2026. Ed era questa l'ultima notizia. Io come sempre vi ringrazio per averci seguito. Vi ricordo che potete continuare a farlo sul nostro sito web e sui nostri canali social e vi auguro una buona prosecuzione di giornata. Alla prossima edizione. We'll be right back.